con la direttura di sorgente dicono tutti quanti, sono tutti quanti. Perché un abside così profondo? E voce. Io le laudi non le canto. Allora, no. Perché un'abside così profonda? Perché probabilmente qui dietro, veniamo un po' più qui, facciamo un po' più di meglio. Un'abside così aveva anche una valenza funzionale più che simbolica. Funzionale in che senso? Voi immaginate che nel Medioevo, nella chiesa di Frosinone, c'erano qualcosa come 60 chierici. Non sacerdoti come c'è oggi, sono povero Don Giovanni che si gestisce tutta questa chiesa e la parrocchia da solo. C'erano 60 chierici, che significa? Che questi chierici la domenica stavano qui a cantare. Quindi hanno bisogno non solo di spazio, ma anche di un ambiente che dà una risonanza acustica molto particolare. Siete mai stati a Casa Mari quando fanno la messa cantata? E avete sentito che sonorità che c'è? Eh? Pensate che si sente fuori. Non c'è bisogno di campane né di niente, perché quello che si suona all'interno, l'organo suonando all'interno, viene, manda il suono anche al di fuori. La stessa funzione aveva questa, non di mandare fuori, ma comunque di creare una cassa armonica, se vogliamo, abbastanza importante per il coro che intonava le messe cantate durante le festività. L'abside è rimasto così com'era nel Medioevo, per cui nel Settecento che cosa è stato fatto? Nel Settecento è stato fatto quello che veniva in genere fatto in quel periodo. Innanzitutto una piccola nota economica. Il Settecento è un periodo, come abbiamo visto con San Benedetto, molto fervido per l'architettura. È talmente importante dal punto di vista delle opere che sono state eseguite che è difficile addirittura dare una paternità al più del 75% delle opere costruite in Italia. Pensate un po'. Santa Maria è lo stesso, perché come se per San Benedetto non abbiamo un disegno con una firma che ci dice questa è di. Santa Maria, bene o male, è una ristrutturazione, se vogliamo, alla maniera del Settecento, imitando degli stili architettonici romani importanti. Si dice di Sant'Andrea della Valle, ma di Sant'Andrea della Valle ha ben poco questa chiesa, che adattassero la chiesa a, oltre allo stile architettonico dell'epoca, anche alle funzioni rinnovate dopo il Concilio di Trento. In particolare, che cosa possiamo dire? Come se avessero fatto una camicia attorno alla vecchia struttura, che probabilmente è ancora sotto queste colonne, sotto queste murature, in modo da renderla una chiesa più bella per il Settecento. Quindi vedremo sicuramente uno sfoggio di marmi che non c'era prima con la chiesa medievale, perché le strutture medievali sono ben precise. Sapete, vi riporto sempre l'esempio di Casa Mari, avete più o meno qual è lo schema di una scultura medievale. La scultura barocca invece, no barocca scusate, di classicismo tardo barocco è un'altra cosa, fa riferimento all'antichità classica, ci sono già spinte verso il neoclassicismo molto evidenti, però le cose più importanti che possiamo dire del rifacimento di questa chiesa, visto che le murature probabilmente sono rimaste così e sono state inglobate con il rivestimento esterno, quello che è di nuovo del Settecento ce l'abbiamo in alto, è la volta a botte. La volta a botte, probabilmente anche il tamburo qui sopra, l'altare maggiore. Perché la volta a botte? Perché probabilmente la volta non c'era nella chiesa romanica. E lo dimostra il fatto che in questa volta ci sono le finestre con le lunette per dare la luce all'interno, mentre in genere nella chiesa medievale la luce veniva dalle pareti laterali, con piccole feritoie o con piccole vetrate. Per quanto riguarda l'architettura gotica italiana, gotica fra virgolette, perché di gotico italiano ce n'è ben poco, come sapete. Però l'architettura del 200 e 300 italiano, per esempio, è un'architettura più austera, più cistercense, più romanica. Sì. Quindi gli elementi che si possono riconoscere di
di Settecento sono questi, la volta soprattutto che probabilmente è stata ricostruita, l'adattamento delle due navate laterali a quello che, come diceva Francesco, erano delle cappellette. Effettivamente sia San Benedetto che Santa Maria non avevano una struttura con delle cappelle laterali come era nella chiesa, nella struttura ecclesiastica venuta fuori dal Concilio Tridentino. Gli architetti qui mi possono supportare. La chiesa del Concilio Tridentino è una chiesa che ha proprio le cappelle laterali, non questi deambulatori che sono delle vere e proprie navate. Queste denunciano proprio l'origine medievale della chiesa. E l'adattamento a cappella delle pareti è una forzatura, se vogliamo, per l'epoca. È proprio quello che si dice un adattamento. Voi pensate che tirare su una struttura di una chiesa grossa così era sempre un'impresa estremamente dispendiosa, per cui più si poteva risparmiare meglio era. Pensiamo all'economia di un capoluogo di provincia come era Frosinone nel Settecento, capoluogo di provincia, insomma, era una delle città più importanti della provincia di Campania e Marittima, niente poco più che un borgo mercantile. Quanto contava? Cioè, non erano 3.000-3.500 sì, abitanti, intorno alla metà del Settecento, arriviamo quasi a 5.000 per finire a 7.000 alla fine del secolo. E beh, questo vi dice molto che entrate potevano avere. Il Papa si guardava bene di sprecare soldi qui a Frosinone perché aveva altre chiese da santificare a Roma, quindi... Però esplicava un'importanza notevole come delegazione apostolica e come capoluogo. Certamente, ma sicuramente non affluivano i fondi che necessitavano per costruire una chiesa in un certo modo, che potevano affluire per esempio a Roma. Questo è il discorso. Pensate poi che il Settecento era un periodo di ripresa economica che veniva dopo una crisi economica molto pesante, come si direbbe oggi c'era un crollo dei mercati, insomma, e di conseguenza qui i soldi ce n'erano ben pochi, più si poteva risparmiare meglio era. Quindi sicuramente la chiesa che vedete è una struttura medievale ricoperta alla maniera del Settecento, adattata nella volta sicuramente ex novo, e quello che vedete è una bellissima chiesa, senz'altro, come diceva Francesco, la modernità di questa chiesa ha messo sottotono un po' quello che era la vera struttura precedente. Io, se volete, posso farvi notare qualche piccolo dettaglio, per esempio queste basi praticamente sono originali, ma quello che non è giusto è questo qui sopra. Se poi avete la voglia di alzarvi alla fine e controllare, vedrete che il rivestimento murario, a parte che si stacca, però vabbè, sarebbe un po' ristrutturato. Il rivestimento murario, per un architetto che la conosce bene, il linguaggio architettonico è importante. Una struttura non può finire così su questo elemento di modanatura, perché ha un controsenso, deve finire a filo. Qui è stato evidentemente scalpellato il precedente investimento e è stato appiccicato questo dopo. Perché dico questo? Perché per noi, sin dal primo anno di architettura, io ricordo il professor Zante nella prima lezione della facoltà di architettura disse: guardate che le modanature sono il nostro ABC, quindi se non sapete l'ABC non sapete l'architettura. Per noi queste sono A, B e C, qui ci deve essere D, invece c'è E. Quindi capite bene l'importanza di fare un restauro fatto bene. Dire, Don Luigi Minotti ha fatto un capolavoro, secondo me, nel riuscire ad ottenere i fondi per poter riattare questa chiesa. Purtroppo chi ha guidato la mano degli operai è stato un po' meno attento, anche perché, voglio dire, nel 1950 c'era Brandi, Cesare Brandi, che stridava da tutte le parti: guardate che restauri si fanno così. Però evidentemente a Frosinone, 1950, Frosinone, sulle 11, ancora non si è capito come si erano per i restauri. Tutto questo lo chiudiamo. Sì, due parole soltanto per ricordare che questa è la chiesa dei Santi Patroni. Quindi noi ci troviamo qui dove in epoca precedente a questa ricostruzione, egregiamente illustrata da
da Giovanni, avevamo due cappelle, una alla nostra destra, da questa parte di qua, che è quella di San Silverio, e l'altra di Sant'Ormista. Di quello che noi possediamo ancora della vecchia struttura della cappella di San Silverio sono una parte del simulacro d'argento che in qualche occasione siamo riusciti a portare in processione, e soprattutto perché quella cappella lì è del comune, è comunale, e c'è stato anche già nel XIII secolo una serie di situazioni per cui il collegio canonicale della chiesa qui di Santa Maria, che era molto importante per quell'epoca, aveva anche dato la possibilità al Santo Padre di usufruire di alcuni membri di questo collegio, perché uno di loro diventò nunzio apostolico in Irlanda, per esempio. Questo fatto qui di avere una chiesa che raccoglieva l'importanza, le spoglie, in qualche modo la memoria di questi nostri santi patroni che abbiamo mantenuto fino ad oggi, è molto importante. Due parole su San Silverio e Sant'Ormista. Sant'Ormista è il periodo del VI secolo. Sant'Ormista riesce insieme ad altre famiglie, la famiglia di Ormista era la famiglia Celio, che visse qui da noi a Frosinone, che poi, essendo stata cristiana da subito, riuscì a portare anche la sua famiglia stessa a occupare quei buchi che l'impero ormai in decadenza si era portato in Oriente. Roma era sguarnita, quindi l'amministrazione chiaramente era un po' allo sbando, tutta la migliore, i funzionari migliori andarono al seguito di Costantino, e quindi è chiaro che Roma perdette la sua centralità. Però accorsero alcune famiglie che erano già cristiane. E tra queste famiglie ci fu anche quella nel VI secolo, quindi qualche secolo dopo, però comunque già consolidata in epoche precedenti. È stata importante questa famiglia perché riuscì a dare uno dei suoi membri importanti alla Santa Sede. Cioè, quindi la Chiesa, il Vescovo, l'Episcopo, il Vescovo dei Vescovi nel VI secolo ebbe un'importanza notevole. Simmaco stesso ebbe grossi problemi perché si trovò a dover scappare anche per ovvie ragioni, in quanto c'era una grande instabilità nel mondo cristiano, c'era una grande spinta in Oriente e chiaramente in Occidente c'erano le ceneri di tante altre situazioni non belli, gravi di distruzione, perché sono avvenute subito dopo, in epoca di San Silverio. Quindi Sant'Ormista è stato importante, lo voglio ribadire qui in questa platea che è molto attenta, è stato importante perché, oltre ad essere grande amico di Giustino, padre di Giustiniano, e Giustiniano è della stessa epoca di San Silverio, come è dello stesso anno più o meno, perché non ci abbiamo la certezza, di San Benedetto, come anche è più o meno dello stesso anno di Boezio, di Cassiodoro, e quindi sapete i personaggi importanti, Liberio, i personaggi importanti che si sono raccolti nella Chiesa romana. Ormista non solo ha, con una sua legge interna della Santa Sede, unisce le due chiese in un unico obiettivo, che era l'unità delle chiese, anche cercando di sanare tutte quante gli scompensi derivanti da ciò che erano le eresie legate alla Trinità. Cioè, noi fondiamo la nostra religione sulla Trinità, cioè un unico Dio, no? Mentre le eresie avevano molte sfaccettature, soprattutto in Oriente. Prima cosa. Seconda cosa, c'è una trasformazione della legge, da una legge criminale di epoca romana in una legge cristiana. E quindi Giustiniano produce poi lo Ius, il suo grande capolavoro della legge giustinianea. Ma non solo questo, secondo me è stato fondamentale il lavoro di Ormista, perché ha permesso la fondazione dei Benedettini. I monaci già qualche tempo prima arrivarono a Roma e cercavano di sobillare, far saltare tutto quanto l'armonia che si stava realizzando a Roma,
i monaci dall'Oriente e Ormisda, secondo me, da quello che sto cercando faticosamente di studiare, ha fondato i Benedettini, cioè permette a Benedetto di iniziare un nuovo capitolo della sua vita, non più un anacoreta, non più uno che sta nelle grotte, quindi subbiaco per intenderci, ma proprio questa grande spinta di creare, di fondare un ordine che potesse ridare vita all'amministrazione, all'agricoltura, a tutto quanto. Questo è stato fondamentale perché nel momento stesso che abbiamo incominciato ad avere, dopo San Silverio, padre e figlio di Sant'Ormisda, e quindi qualche decennio dopo, perché Ormisda muore nel 24, ma nel 23, ma Silverio muore nel 536, immediatamente c'è una valanga di disgrazie. E l'opera dei Benedettini fino al XIII secolo fu importantissima perché raccolsero tutto ciò che potevano raccogliere nelle arti, nell'agricoltura, nell'amministrazione. Anche le curtis vennero in qualche modo iniziate proprio in quell'epoca. Anche le domus culte si trasformarono in ville agricole, patrizie, in strutture agricole papali, ma gestivano queste cose, le gestivano chiaramente i Benedettini. E quindi l'opera di Ormisda bisogna con forza richiamarla alla nostra mente perché è stata un'opera eccellente. Quindi questa era la prima cosa. Poi continuiamo il nostro tour, perché vediamo un attimo queste nostre opere, Colacicchi, Maraini, e soprattutto sul Magnani, su questo grande mosaico, dobbiamo riconoscere sulla destra il Papa, chi lo sa? Paolo VI, bravo. Paolo VI doveva venire a Frosinone qui nel 66 e cercarono di inaugurare questo grande mosaico proprio per questa presenza di questo pontefice, invece passò a Madonna della Neve e se ne andò verso altri luoghi e soprattutto a Madonna della Neve sfasciarono tutto il sagrato e distrussero tutte le tombe delle agostiniane che erano sepolte nell'antica chiesa del 1600 e fecero un altro danno tra i tanti danni che sono stati fatti a Frosinone. Poi vi invito a vedere la pala del Sementi del 1500, ammirate la chiesa autonomamente e poi ci vediamo fuori. Solo un secondo, devo approfittare, non se ne dispiacciono i maestri, però una considerazione già da qui mi nasce. Mi fa piacere constatare, attraverso questa iniziativa che abbiamo voluto prendere, che voi avete molta sete. Mi fa piacere rendermi conto che voi avete molta sete. Molta sete l'hanno dimostrata gli amici che erano qui con noi giovedì scorso e che hanno trasmesso questa sete o sono accorti della sete che avevano gli altri e stasera il gruppo è aumentato. Quindi buona intuizione hanno avuto il parroco Don Giovanni, che approfitto per ringraziare per questa ospitalità, così come gli amministratori, la dottoressa Onorati, che ci hanno voluto consentire comunque di poter godere di questa magnifica serata. L'apprezzamento è per voi perché la vostra sete spero che camminando in questi appuntamenti si riduca un poco, però se diventa contagiosa rischiamo di diventare qualcuno in più e non è male se questa città ha gente che ha sete. Prego, se venite un pochettino più di qua così riusciamo due secondi a inquadrare un altro aspetto importante di questo nostro cammino. Ci siete? Tutti quanti? Ok. Mi piace lo sfondo. Questo è l'unico edificio che rimane, riporta le date della famiglia Torti 1605, questo qui. Vedete il bugnato, il portone importante, neoclassico, rinascimento. E quindi la data e la struttura inferiore, ma probabilmente anche tutto ciò che è riportata su quelle epigrafi che si trovano sul frontone delle finestre. Fortunatus Tortus 1605.
Praticamente la piazza dove c'è Santa Maria nel 1500 si arricchisce di notevoli palazzi di questa portata, e le famiglie che importanti, che poi citeremo ancora meglio, sono le famiglie Battisti, Ciceroni, Galassi, che hanno dato un'importanza notevole appena subito dopo il Concilio di Trento, e ci ritorneremo. Mentre per quanto riguarda quest'altro aspetto qui, che è un aspetto di, a noi sempre sconosciuto in qualche modo, l'ingresso qui dove c'è quella barriera, questo è l'antico convento e la torre campanaria fino a qualche tempo fa ancora la campana, affiancato a questo monastero di San Gaspare del Bufalo, dove i frati erano i frati del preziosissimo sangue, e che hanno svolto una importante missione da noi nel periodo del 1830, diciamo più o meno, consideriamola come data così perché c'è tutta un'evoluzione molto complessa, per cui non voglio entrare troppo nei dettagli perché sennò però nel 1830 i missionari cercano di fare un'opera importantissima contro il brigantaggio. Quindi il delegato apostolico inizia la lotta contro il brigantaggio. Addirittura viene fatto un ordine di demolizione di Sonnino, in quanto Sonnino, che sta verso il mare, era la roccaforte dei briganti. Questa cosa non avvenne, e soprattutto l'opera fu di questi frati che cercarono di arrivare addirittura dove c'erano i covi dei briganti, per poterli riportare in qualche modo alla redenzione, così come si può immaginare. Questo era il convento, e si vede bene anche dal fatto che c'è questa struttura qui, che è una torre, che supera il tetto di questo edificio qua. Un'altra cosa che andremo poi a rivedere quando usciremo anche dal museo è quel piccolo tratto dove ci sono dei conci ben squadrati, che probabilmente, da alcuni studi che stiamo cercando di portare avanti, vanno a comprendere il perimetro delle antiche mura già romane dell'epoca. Ci spostiamo in Piazza Cairoli. Può anche salire sopra. Allora, l'architetto Giovanni De Vincentis ha parlato di Santa Maria ad Tures, quindi che questo luogo era il luogo per eccellenza nell'alto medioevo della città di Frosinone, e chiaramente era anche munito di strutture murarie imponenti, importanti, che dovevano garantire l'impossibilità di salire da sotto verso questo nucleo, e soprattutto era munito di torri. Queste torri chiaramente sono torri di osservazione, e noi da qui possiamo vedere una cosa importante. Intanto date un'occhiata, che poi la riprendiamo da sopra, della differenza anche strutturale e anche delle differenze tra la parte di sotto, questa struttura così grande, e gli alzati, che poi vanno a finire nel periodo del 1700, quando viene ricostruito il secondo e il terzo ordine. Però questa struttura qui noi la dobbiamo considerare sicuramente medioevale, la dobbiamo spostare intorno al IX secolo, decimo secolo anche, e soprattutto la caratteristica è che è stata ricomposta con conci della strada romana. Tutti questi pezzi di strada, di pietre scure, che è il basalto, dove la cava di basalto si trova dove c'è Panorama oggi, quindi lì veniva cavata la cava, c'era la cava dove veniva cavato la pietra per fare le strade, no? Perché sapete che la strada appunto assume stratum, proprio
a strati, e l'ultimo strato è composto da grossi basoli. I basoli che noi conosciamo in maniera così sono quelli in calcare che troviamo nella zona di Ripi o nella zona di Alatri, nella zona di Ferentino, ma principalmente quello che veniva utilizzato da noi era il basalto. E quindi vengono recuperati queste pietre e viene realizzata questa torre. Abbiamo detto l'altra volta che l'osservazione dalla parte di Panorama verso Frosinone era collegata tra due torri, la torre Pidocchiosa che guardava verso Frosinone e la torre delle Grazie che è questa qui. Abbiamo come esempio le feritoie. Quelle sono feritoie medievali. Questa feritoia qui in particolare guarda la torre Danigella, che è il castello dei Tomacelli, alla Tomacella. Il castello della Tomacella ingloba una grande torre che ha le stesse caratteristiche di questa e che osserva quella valle, quel territorio, e quindi che scavalca praticamente la valle del Sacco e scavalca il fiume Sacco. Quindi quel maniero lì aveva una sua importanza. Tomacelli sono una famiglia che è legata a un papa, Bonifacio IX, che ebbe traversie anche lui e che era imparentato con il re di Napoli. E quindi quel maniero lì, che poi abbiamo un progettino con Antonio Mattia che non rivedo più, che probabilmente forse faremo un tour di questo genere per andare in giro a trovare queste altre bellezze di Frosinone, e vabbè, comunque non aggiungiamo altro. Mentre quell'altra feritoia che poi abbiamo da questa parte guarda esattamente, io vi dico questo perché sono stato all'interno sia della torre Pidocchiosa, proprio dentro, sono andato sulla finestrella, sulla feritoia e ho visto ed è perfettamente allineata così. Però sulle carte topografiche così si può vedere agevolmente. E la stessa cosa ho fatto con la torre Damigella, quindi il punto di osservazione è eccezionale. Però ci troviamo su un punto di osservazione. Quindi il fatto che c'erano tante torri significa che da questo luogo si poteva controllare tutto il territorio. Non abbiamo avuto l'opportunità di salire su al campanile, ma dal campanile a 360 gradi abbiamo il controllo totale della provincia di Frosinone. Dove non arriva più l'occhio e dove non arrivano più i segnali delle torri, ci si sposta in quell'altra torre, in quell'altro maniero, e si ottiene un altro riscontro a 360 gradi. Quindi era tutta una serie di postazioni che si ampliavano con la comunicazione, chiaramente sai il film L'anello del coso, i fuochi accesi, cioè non è che abbiano detto una stupidaggine, in realtà è così, anzi addirittura certi luoghi dove dovevano essere il punto focale per comunicare erano potenziati da una guarnigione, perché dovevano difendere, cioè il fatto di accendere un fuoco, comunicare, doveva essere acceso solo in caso di pericolo, non a capocchia di qualcuno, andava là, picciava, insomma. Quindi c'era effettivamente una guarnigione. Questa è l'unica realtà che è rimasta, che però ci dà la dimostrazione di come dopo il disfacimento totale di questo territorio a causa della guerra gotica, della guerra longobarda, e di tutto ciò che è stato quei 200 anni, 250 anni terribili dove hanno distrutto tutto, la città di Frosinone non aveva più la sua ossatura urbanistica romana di colonia, dell'epoca, anche all'epoca dei santi patroni ancora la città romana in qualche modo esisteva, quindi ancora le strutture c'erano, è subito dopo che avviene il disastro e quindi iniziamo piano piano a entrare nell'incastellamento così chiamato, cioè a sfruttare la zona alta che era militarizzata in epoca romana, quindi per il controllo del territorio stesso, ma in questo caso nostro del castrum, che poi andremo a vedere, il perimetro, non il castrum perché il caso non ci sta più niente, però il perimetro è che da questo lato si aveva la preoccupazione di
arrivare all'afflusino che abbiamo visto giù a De Matteis, quindi all'area commerciale. Quindi quest'area qui doveva essere estremamente militarizzata, perché non si poteva permettere a nessuno di poter accedere. Ma anche se non in epoca medievale, ma già in epoca romana, le stazio di dove c'era un gruppo di soldati per il controllo delle collinette era diffusissimo, c'era cioè un dedalo. Quindi ogni, per intenderci, il bivio, il trivio, il quadrivio, in ogni posto dove noi abbiamo nell'entroterra, quindi Rivi, Boville, Strangola Galli, dove c'è una o due strade, o tre strade, o quattro strade, o cinque strade, c'è una chiesetta, una cona. Vi siete mai chiesti il perché? Perché era una stazione militare romana e che, come diceva anche Giovanni, si sono trasformate anche le strutture militari in cone e in chiesette agricole rurali, e nello stesso tempo spesso e volentieri sono diventate anche chiese importanti. E per quel fenomeno anche del miracolo, che spesso e volentieri anche da noi è molto presente, sono diventati anche santuari, e faccio riferimento alla Santissima Trinità, per esempio, alla nostra chiesetta della Trinità, dove questo qui è diventato un luogo, forse non un miracolo, ma c'è una certa santificazione del posto. Posso... Una domanda, come no? Ed aggiungere solo un particolare, che questo monumento meraviglioso i nostri amministratori hanno permesso che si perpetrasse uno scempio in mare, cioè all'interno c'è uno scandalo che, se volete, Francesco, se volete vederlo potete entrare sul blog Frosinone Bella e Brutta, scrivere campanile, dal motore di ricerca campanile, e vedete cosa c'è lì dentro, uno scempio, è scandaloso. Pare che nell'VIII secolo, quindi dopo tutta quella grande devastazione, no? La sede vescovile si sposta a Veroli, ma Frosinone rimane patrimonio dell'amministrazione della giustizia militare e soprattutto il controllo di campagna e marittima. Quindi noi abbiamo sempre avuto qui il controllo di tutto il territorio, e Frosinone è sempre stato il capoluogo della campagna e marittima per moltissimi secoli, fino all'Unità d'Italia, quando poi è stato completamente lo Stato della Chiesa assorbito. Dicevo soltanto, e qua mi potrebbe raggiungere l'architetto per fare soltanto velocemente la differenziazione di questo alzato e delle altre cose, e soprattutto la considerazione di quell'altra feritoia di cui io vi avevo accennato. Per l'archetto è talmente chiaro, però se lo se diciamo no, sempre che c'è bisogno ce lo illustra un pochino, diciamo che vabbè, la parte più antica evidentemente è questa più grezza, vedete, questa è la parte principale più antica. La parte più un po' più tarda, romanica, è il secondo e il terzo ordine di bifore. Al di sopra, dove c'è l'orologio, quello è il coronamento settecentesco. Quindi la storia, la sovrapposizione storiografica di questo campanile è abbastanza semplice. Sì, da solo, insomma, è chiaro, no? Cioè il marcapiano è il bordo che vediamo di là, e quindi questa è la struttura più antica, che racchiude anche tantissimi conci, sia buoni, quindi d'angolo, sia di riempitura, tipo i pezzi della strada romana, per esempio. E poi c'è un primo elevato, dico bene? Sì, sì. Il primo elevato, che poi tra l'altro è anche particolare perché sono colonne binate, sono doppie rispetto a quelle che invece vediamo nel terzo e nel quarto ordine, e nel secondo e nel terzo ordine, e che anche qui c'è un marcapiano abbastanza che è simile, che poi è ripreso nella parte alta, giusto, no? Esatto. Esatto, e quindi quella parte sopra, superiore, è la ricostruzione di tutto il campanile avvenuta fino al 1803,
a partire dal 1730, o sbaglio, sì, più o meno le date sono queste qui, che c'è stato una grande, un grande problema, e quindi alla fine piano piano sono riusciti. Ma il campanile è stato costruito su una torre medievale, ecco, questa è la particolarità, e l'altro campanile è stato distrutto. Non sappiamo e non conosciamo l'entità di quest'altro campanile, non sappiamo nulla di quello che, dove stava posizionato, sappiamo solo che l'ampliamento della chiesa ha distrutto, cioè chiaramente dovevano togliere, eliminare un campanile. Ma noi pensiamo che probabilmente quel fatto di essere tante torri, è possibile che qui c'era una serie di torri, ma soprattutto perché questa guarda da questo lato con due feritoie, ma anche entrando dentro le altre feritoie non ci sono. Non è che, se non sbaglio, io credo di non averle viste. Puoi immaginare anche la città. Dall'altra parte, se c'era un'altra torre dall'altra parte, quindi poteva avere altre, un altro controllo, ma soprattutto verso Veroli. È chiaro, no? Verso la sede vescovile. Ok, ci possiamo avvicinare a quello che sta nelle chiese, dove il pulpito. Era il pulpito degli anni 50. Distrutto. Ed è rimasto, sono rimasto solo quello lì perché venne eliminato. E quindi noi rimaniamo qua. Ok, abbiamo anche cercato di immaginare tutto il percorso, no, che si faceva. Quello che sembra più attendibile è che poco più sotto la Via Latina piega e va dentro all'arco Campagiorni, sale su Colle Campagiorni e poi se ne va verso Sant'Antonio. Ok? La strada di collegamento da questa parte più sotto fino a Piazza Garibaldi è venuta dopo, è venuta in un periodo, noi ipotizziamo, del XIII secolo. Perché? Perché l'unico palazzo che c'ha ancora gli archi a sesto acuto, che è quello del palazzo della Contessa De Matteis, quella che sta proprio scendendo via Garibaldi giù. Passa la voce, sono dentro. Ci spostiamo un pochino. Ci spostiamo un pochino. Che vede questa piazza arricchirsi di palazzi cinquecenteschi, mentre la porta di San Martino diventa la terza porta di Frosinone, che guarda nella valle, nella parte dove ci sono i contadini, per così dire. Quindi ci sono due realtà. La prima l'abbiamo vista la scorsa volta, che è la realizzazione del castello nella piazza nella piazza della Libertà. Quindi il potere si sposta tutto da quella parte. Le famiglie più in vista, legate sempre alla Santa Sede, le famiglie più importanti, creano qui dei palazzi importanti, imponenti, e alcuni esempi ancora ce l'abbiamo sia qui, dove è rimasta la scritta, ma anche in piazza andremo a vedere, perché c'è la scritta della famiglia Battisti, che dette i natali a Ortensio Battisti, che diventò, dopo il periodo tridentino, vescovo di Veroli, mentre gli altri, Galassi, diventò vescovo di Ferentino e Cicerone diventò vescovo di Fano. Quindi in quel periodo ci fu, la Chiesa dovette dare, visto che c'era l'obbligo per i vescovi di dare, di mettere in atto tutto ciò che era uscito dal Concilio di Trento. E soprattutto quello che stavo dicendo, che questo, però, questa parte qua comunque rappresenta il castrum, questo che avevo già accennato prima. Noi adesso, scendendo qui, abbiamo l'opportunità di verificare con questo scorcio qui bellissimo, che credo che sia forse l'unico che è rimasto a Frosinone bello, perché noi risaliremo da questa parte qua e torneremo in piazza, perché quest'altro luogo di sotto lo faremo in un'altra puntata. E questa parte qua, visto che Giovanni ha già un po' studiato un po' di più questo aspetto, bisogna anche considerare che questo è un grande contrafforte, e lo vedremo poi nella prossima volta da sotto. È un contrafforte di sostegno, ma di questi contrafforti ce ne erano diversi, e alcuni ce l'abbiamo anche dalla parte dell'antica vecchia via Moccia, che mantiene ancora dei torrioni di questo tipo qua. Quindi qua abbiamo mura che sono simili, qui possiamo scorgere mura che sono simili a quelle che abbiamo visto poco prima e che possono sempre avvicinarci all'epoca romana.
A te, Giovanni. Qui il discorso è abbastanza semplice. Questo, diciamo, che è uno degli accessi fortificati all'arce di Frosinone. Alza la voce, però, perché sennò... Sì. La prossima volta megafono, Francesco, sennò non vengo. Sì. Ce l'avevo, me lo potevi dire. No? Ci voleva. Vale per la prossima, sì. Diciamo che queste erano le porte di accesso all'arce di Frosinone, al cuore religioso e poi nel medioevo politico di Frosinone. Più a valle di qua, all'incrocio fra via Garibaldi e piazza Ogno Paleario, un palazzetto antico che era ospitato per un breve periodo anche il Partito Comunista, c'era la porta più a valle di Frosinone. La vedremo. Mano a mano che il centro si allargava verso la pianura e si andava a costruire, quindi andiamo a parlare dal 500 in poi, la porta venne spostata fino ad arrivare a Piazza Garibaldi, dove c'è la porta romana, di cui Francesco penso ce ne parlerà a suo tempo. Sì, il prossimo giovedì. Però questa è una porta importante perché, a parte che era la porta di accesso all'acropoli di epoca romana, ma nelle forme in cui la vedete non è una struttura romana, bensì una struttura di epoca del 200, del 1200. Era tripartita, come vedete, perché c'è un primo contrafforte qui, dove c'è questa specie di lampada pendente, quest'altro secondo contrafforte e quello lì che era il vero e proprio accesso d'ingresso. Voi pensate, militarmente, anche l'utilizzo di questo accesso qui. Nel momento in cui cedeva la prima porta giù a Piazza Ogno Paleario, le armate che entravano miravano all'arce, venivano qui. Quando stava per cedere questa porta, che facevano i soldati? Abbandonavano qui e tramite cunicoli che sono in questa parte di palazzi di qui riuscivano ad entrare in maniera coperta all'interno della chiesa di Santa Maria. Sbucando nella chiesa di Santa Maria offrivano l'ultima difesa possibile al bene più importante che c'era a Frosinone, la cattedrale. Quindi era un sistema ben congegnato di architettura militare. Da questa parte ci sono parecchi cunicoli, ma questi qua forse sono i più importanti, non esplorati, anche perché sono piuttosto pericolanti, penso, dopo tutti questi anni. La cosa bella di questa porta è che molti la ignorano, passano con la macchina, e il brutto di Frosinone è questo, che si passa con la macchina e la velocità non ti permette di apprezzare il viaggio, come diceva uno scrittore. Il contrafforte che avete da questa parte, che dà su... molto elevato perché da giù su via San Simeone. Anche due fornici che io presumo possono essere l'acquedotto romano. Essere la parte ancora romana non lo sappiamo esattamente, ma probabilmente sì. Quindi probabilmente siamo in un tratto di struttura romana. Comunque su questo lato qui si vede qualcosa, ma è poco però Maurizio. Allora su questo lato e su quell'altezza lì ci sono rimasti due archi che sono simili per la struttura a un acquedotto romano. Da sopra sono riuscito a fare delle foto quando c'era un'impalcatura per il palazzo e in effetti sono ben sistemati questi fornici di acquedotto. Abbiamo parlato della struttura di Santa Maria che poteva essere anche in cima il contenitore delle acque piovane e probabilmente tutta quest'acqua che scendeva veniva convogliata in questo tratto di acquedotto che andava a finire sul foro romano. Il foro romano è Piazza Garibaldi. Quella strada lì non c'è,
Quindi questa strada, la Via Latina, scende giù. Una delle cose, delle caratteristiche, quando un soldato, chiaramente la spada sulla destra, lo scudo sulla sinistra, mi cerco di coprirmi, ma quando ho una strada ad U, necessariamente la guardia cambia. Quindi io c'avevo necessariamente, e dovevo entrare su questo muraglione, su questa struttura muraria, nell'arce, però purtroppo avevo anche la guardia scoperta. Ok? Quindi la struttura, cioè questo ingresso, così come lo ha spiegato Giovanni, è un ingresso che è rimasto, se noi in qualche modo lo dobbiamo considerare un vecchio ingresso romano, cioè proprio questo castrum, questa cittadella che faceva accedere ai templi, quindi doveva poi attraversare la parte alta e scendeva giù nella parte della città romana. Ok, è chiaro il passaggio, no? Però scusami, l'ingresso la di qua praticamente. Praticamente la via sale su Colle Campagiorni, quindi sale, piega, sì. Piegando sale in questa struttura fortificata. Ecco perché dopo il periodo della decadenza romana, dopo le guerre, questa struttura rimane e viene recuperata per costituire il castrum, che è diverso dal castello. Il castrum è un insediamento dove si recuperano tratti e strutture vecchie e si fortificano. E quindi si comincia a ridare a questo castrum una certa qualità amministrativa. E quindi ecco perché il centro di tutta la città alto-medievale era diventato la parte dove c'è la chiesa. La chiesa continua a rimanere una struttura che sulla vecchia, sui vecchi ruderi romani e anche prima precedenti, e ecco che il castello si comincia a costituire. Il castello poi si trasforma e la torre più importante del castello a Piazza Scappadicci. Quindi è chiaro quello che stiamo vedendo. Quindi questo luogo qua è un luogo eccezionale che, se riuscissimo a vedere quello che vi sto spiegando, diventa effettivamente la lettura, il passaggio dall'epoca romana all'epoca medievale e soprattutto la ricostituzione. Ci sono pochissimi esempi in Italia di castrum. Il passaggio è chiaro, no? Cioè muore l'organizzazione romana, viene distrutto tutto ciò che rimane sia delle strutture militari che quelle lì civili. Viene poi trasformato comunque per l'importanza della strada, perché mentre altre città vengono completamente rase al suolo oppure scompaiono, Frosinone rimane, resiste, torna ad essere sempre una città importante. E quindi il castrum, queste strutture qua, acquisiscono una loro importanza. Ecco che si recuperano le mura del castrum e si forma una nuova struttura alto-medievale attorno a queste vecchie strutture. E poi si forma il castello. L'acquedotto invece? L'acquedotto si riesce a vedere guardando dal pino, entrando dentro, con l'occhio, e si dovrebbero vedere due archetti. Qual era la? La direzione è questa direzione qua che va giù verso Piazza Garibaldi. Certo, poteva piegare anche un po' l'acquedotto, quindi non è. Qua era chiuso. Questo qui era tutto sbragone. E l'accesso a Piazza Garibaldi era da. Nell'alto medioevo quella parte là è il dirupo. Ok? Quindi Piazza Garibaldi da via Roma, dal viale Roma, o meglio dal mattatoio. E poi lo andremo a vedere il prossimo giovedì. Quindi il prossimo giovedì ci colleghiamo anche a quello. A questo. Oh, ciao! Il terremoto della Marsica, che ha avuto effetti abbastanza forti anche qui a Frosinone, praticamente viene abbastanza danneggiato, per cui il comune si trasferisce momentaneamente in uno stabile davanti alla chiesa di Santa Lucia, quello stabile lì, provvisoriamente, per poi essere collocato nel Palazzo Berardi, di cui abbiamo parlato l'altra volta, alla piazza 6 dicembre, nel 1921 viene acquistato un piano di quel palazzo che diventa sede comunale. Quel palazzo, come vi dicevo già l'altra volta, fu poi distrutto
dai bombardamenti nel 1943-44. Quale palazzo? Palazzo dove sono attualmente le poste. Ah, sì, sì, sì. Dove sono quel bel palazzo. Prima c'era veramente un bel palazzo, ottocentesco. Quindi lì fu ospitato il comune. Ciao. Fu ospitato il comune dal 1922 al 1943. Quindi qui, ecco, c'era naturalmente il comune, oggi pensate al comune, pensate a enormi palazzi, centinaia di impiegati. Beh, qui gli impiegati comunali erano pochissimi, c'era una sala consiliare molto piccola, per cui c'era anche, era difficile per i cittadini assistere alle sedute comunali, quindi era una cosa tutta un po' abbastanza intima. Una cosa notevole è che nella sala consiliare sulle pareti c'erano quadri o effigi di grossi dei personaggi più importanti della città. In ogni occasione, Ricciotti, Garibaldi, ogni occasione si alzava un consigliere comunale e proponeva: mettiamo il ritratto di... Insomma, in genere erano sempre d'accordo, per cui la sala consiliare era piena di effigi, di questo non se ne è salvata nessuna, non ne abbiamo ritrovata nessuna. Questo per quanto riguarda questa collocazione. Vi posso dire che, per chi c'era l'altra volta, abbiamo parlato della... siamo stati a visitare il Palazzo della Prefettura e vi dissi che all'interno della Prefettura, nell'atrio interno, sotto il pavimento, c'era una grande cisterna d'acqua che raccoglieva l'acqua potabile che veniva portata dal 1869 da giù, da De Matteis, da De Matteis al Ponte della Fontana, che con una macchina idraulica veniva sospinta in alto fino a portare l'acqua in queste cisterne. Dalle cisterne della prefettura poi si diramavano delle tubazioni che andavano nelle varie strade per alimentare delle fontanine, attenzione, non nelle case private, perché l'acqua nelle case private viene molto dopo, però alimentano delle fontanine. Però voi vedete che la prefettura rispetto a questa zona di Santa Maria è collocata più in basso, è più bassa, per cui l'acqua non arrivava in questa zona. E tenete presente che questa era la zona, come avete sentito, dei grandi palazzi, in genere della parte più dell'elite frusinate, però erano senza acqua, per cui sì, ci furono naturalmente pressioni affinché il comune portasse l'acqua anche nella zona più alta, per cui nel 1912, tenete presente che nel 1912 l'energia elettrica era arrivata da 5 anni a Frosinone, nel 1907 arriva l'elettricità, per cui quella macchina idraulica che portava l'acqua era stata sostituita da un motore elettrico, per cui portava molto più acqua, almeno tre volte, insomma, più, la portata era tre volte superiore a quella precedente, per cui si creò il problema di far nascere un nuovo serbatoio nella parte più elevata, naturalmente, in modo che anche questa zona fosse fornita di acqua. Quindi nel 1912 comincia ad essere costruito un grande serbatoio artistico proprio a fianco alla chiesa, ecco, in questa zona, a fianco alla chiesa, un serbatoio che venne definito artistico perché fu fatto in modo che non stonasse rispetto alla chiesa e assunse la caratteristica di un vero e proprio battistero. Avete presente il battistero di Pisa o altre chiese, che un po' la stessa architettura, per cui non stonava assolutamente. Non era un battistero, ma era un serbatoio dell'acqua. Io qui vi ho portato delle immagini, in modo, ecco, ve lo passate e vedete com'era questo serbatoio. E ci riposiamo tre minuti. Devi parlare della grande tipografia di Frosinone, Stracca e Renna. Questo te lo riservi. Dove prese queste, Morì? Dove prese queste immagini? Queste? Beh, non lo so, nelle ricerche che ho fatto. Adesso non si dice. Bella quella immagine. I macchinari del ponte della Fontana, da dove veniva portata l'acqua,
con il motore di un camion mettono in azione, insomma, che non so, cioè un sistema, rimettono in moto questa possibilità di portare l'acqua su. E un altro camion cisterna messo qui praticamente nel luogo dove era il serbatoio, e questa cisterna viene riempita dall'acqua, e dalla cisterna si diramano ancora queste tubature che vanno a finire nelle fontane e anche nelle case, perché nel frattempo l'acqua era arrivata anche nelle case. Qui c'è un bel episodio simpatico, se mi ascoltate. Il comandante della piazza americano, che nell'immediato dopoguerra si era sistemato in una casa al via, dove sta il liceo, come si chiama, via Ciaccarelli, andò a lamentarsi al comune perché, aprendo il rubinetto dell'acqua, invece dell'acqua, oppure insieme con l'acqua, uscivano delle penne di piccione. Le penne di piccione, dice, ma che succede? Cosa succedeva? Che il serbatoio che stava qui, il camion con serbatoio, era scoperto, per cui i piccioni andavano a bere, qualcuno andava a finire dentro, s'annegava, e le piume si scioglievano e andavano nelle tubature, e quindi questo americano si ritrovava le penne di piccione nella... Subito una delle prime costruzioni fatte comunque a Frosinone è stato proprio quel serbatoio che è stato poi distrutto qualche anno fa. Tutti dicono che era brutto, sicuramente era brutto, ma è stato fatto in un momento in cui all'estetica non ci pensava proprio nessuno. L'importante è che funzionava, e per cui fu fatto nel giro di pochi mesi, tutto sommato. La guerra ancora non era finita in Italia, ci sono fotografie di Frosinone distrutta dalle bombe, ma già c'è il serbatoio che funziona, quindi è stato un lavoro insomma, importante per la città, per cui l'acqua, almeno il problema dell'acqua, si è risolto subito. Non c'era acciaio circa? No, era il comune che provvedeva a questa cosa. Poi sapete che questo serbatoio è stato distrutto qualche anno fa, al posto del serbatoio c'è quel monumento che avete visto. Quindi non so, che altro dirvi di questa zona? Ah, ecco, la cosa importante. La cosa importante perché... La cosa importante. Ha pubblicato la montagna di libri. Quindi... Allora, proprio qui, vedete questa casa che ha un po' rovinata all'esterno, tutta nera. Qui c'è la sede della tipografia Stracca. Ed è una tipografia importantissima per Frosinone, che comincia a lavorare già negli anni immediatamente dopo l'Unità d'Italia, comincia a fare giornali, a stampare giornali, libri, quaderni, insomma è una tipografia grossa, perché è arrivata ad avere anche 60 dipendenti. Stracca, sì. Che si unifica, gli Stracca venivano da Velletri, dove era una famiglia di tipografi. Uno degli Stracca viene a Frosinone e diventa socio di una tipografia pontificia che già esisteva, della famiglia Renna, per cui noi abbiamo molti stampati in una prima fase, trovate scritto tipografia Renna Stracca. Poi Renna si ritirano e resta la tipografia Stracca, che ha operato a Frosinone fino al secondo dopoguerra, qualche anno dopo il secondo dopoguerra. Esistono molti giornali, libri stampati, manifesti, anche libri di scuola. Anche libri di scuola si stampavano qui. E la tipografia Stracca, con i suoi 60 dipendenti, all'epoca era una grande fabbrica, per cui anche il movimento sindacale operaio è nato in questa fabbrica, con gli scioperi, gli accordi con il proprietario, le rotture, le feste del primo maggio. Insomma, c'è molta documentazione. Tenete conto che 60 lavoratori al centro della città. Poi i tipografi, proprio anche per il proprio lavoro, era una categoria di lavoratori, direi, d'élite. Sapevano leggere. Perché sapevano leggere, in genere non sapevano. Per cui era un momento importante della vita politica e sindacale della città. Fino alla Seconda Guerra Mondiale. Perché poi la fabbrica si è spostata giù al campo sportivo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Però poi dopo poco tempo ha chiuso. Oggi non c'è più. Poi da questa zona, ecco una cosa, una curiosità. All'inizio questa strada si chiama Via 20 Settembre. Non lo so, la vorrei essere ancora. Quel nome viene dato
praticamente qua su disposizione governativa, e non riguardava solo Frosinone ma tutta Italia, dove il governo, il nuovo governo italiano che aveva battuto il governo pontificio, e quindi la Chiesa in quegli anni non è che veniva vista di buon occhio, aveva perso anche molto potere, per la verità. Bene, il governo italiano decise che tutte le strade che portavano verso la cattedrale venissero nominate 20 settembre, cioè il giorno della liberazione di Roma dei bersaglieri che prendono Porta Pia. Quindi bisogna ricordare con questa strada bisogna ricordare quella giornata che fu la fine del potere temporale dei papi. La strada poi prende il nome del via del plebiscito, cioè quando anche a Frosinone si votò per l'annessione al Regno d'Italia, e più giù da qui si chiama Nicola Ricciotti, in onore, anche perché più giù c'era la casa di Nicola Ricciotti, un po' più giù. Qui la strada è intitolata a Don Luigi Minotti, che è stato un sacerdote che nel dopoguerra, diciamo così, era il parroco di questa, della cattedrale, è stato un sacerdote veramente amato non solo dai parrocchiani ma anche dai cittadini, perché durante la guerra è stato molto attivo ad aiutare insomma, i colpiti dalla guerra. Insomma, viene ricordato molto da tutti. Insomma. Insegnante di religione. Questo non lo so, può darsi. Sì. Non credo. Sì? Sì, pure è mio. Sì? Pure è mio. Ma guarda, là l'ha rovinato. Fosse... Là l'ha rovinato. Quando è morto? Saranno 20 anni. 15, 20 di più, anni. Di più. Ma no, è morto negli anni 70, forse per sbagliare con qualcun altro. Quello che dice lui. Sicuro? Saranno una ventina d'anni. Quanti anni ma cosa qua? C'è stato un periodo che stai alla carcere, poi qua di fronte ai mercati. Naturalmente si lamentavano di non avere l'acqua. Comunque alla fine le loro pressioni portano il comune a costruire questo serbatoio, che qui poi potete vedere anche con una fotografia aerea, sarebbe questo qui. Adesso io ve lo passo e ve lo passate per vedere meglio. Quindi viene costruito questo serbatoio che finalmente può portare l'acqua in tutta la città. Tenete conto che nel 1907 era arrivata a Frosinone l'energia elettrica, per cui il sistema idraulico che portava l'acqua sulla città viene sostituito da un motore elettrico, per cui arriva molta acqua in più. Prima che fonte d'energia usavano? Idraulica. Era un motore idraulico. E spinto da vapore. Dei cavalli. Motore a vapore. Quindi viene costruito questo serbatoio che purtroppo è stato distrutto dalla guerra, è stato distrutto dai bombardamenti, perché qui anche la chiesa è stata colpita, ma solo in parte, mentre il serbatoio che era qui viene completamente distrutto. Come si approvvigiona però l'acqua la città nell'immediato dopoguerra? Gli americani che si erano insediati in città, con un loro camion giù al ponte della Fontana, riescono a rimettere in funzione i macchinari che erano stati distrutti dai tedeschi, che avevano minato prima della loro ritirata. E con questo camion riescono a mandare l'acqua su. Su dove? Qui avevano piazzato sempre gli americani un grande serbatoio, un'autocisterna scoperta, per cui l'acqua arrivava a questo serbatoio, da qui poi veniva immessa nelle tubature. A questo proposito c'è un episodio simpatico, perché il comandante americano che aveva trovato casa in via Ciaccarelli, dalle parti del liceo classico, no? Un giorno si lamenta con il comune perché, aprendo il rubinetto dell'acqua, insieme con l'acqua uscivano delle piume di piccione. Che succedeva? Poi hanno capito, hanno fatto delle indagini, gli americani, il comune, hanno capito che i piccioni che si andavano ad abbeverare a questo serbatoio aperto, ogni tanto qualcuno andava in acqua, affogava, le piume poi andavano a finire nelle tubazioni. Fu immediatamente costruito, però questo va detto subito, una delle prime ricostruzioni della città è stato proprio questo serbatoio, che però venne costruito da questa parte, quella costruzione che, ricordate, è stata qui fino a qualche anno fa.
Naturalmente una costruzione che non ha niente a che vedere dal punto di vista artistico con quella distrutta, ma tenete conto che siamo ancora nell'immediatissimo dopoguerra, con tanti problemi che c'erano, a tutto si pensava meno che a fare un'opera d'arte. È stata fatta una cosa che era necessaria per la città ed è stata fatta immediatamente. Tenete conto che esistono fotografie della città praticamente distrutta, però in cui si vede la presenza di questo serbatoio. Questo serbatoio poi è stato distrutto, ripeto, qualche anno fa e sostituito da quel monumento, simbolo sul quale non mi esprimo. Simbolo fallico, dai. Sul quale non mi esprimo, si può esprimere De Vincenzi, nemmeno lui si esprime. Nemmeno a testuccio di cazzo. Qualche altra cosa, voi dove siete stati a vedere, dove avete visitato il museo, tenete conto che lì fino al 1915 c'era il comune di Frosinone. Quello era il comune che appunto nel 1915 viene abbastanza danneggiato dal terremoto della Marsica che ha colpito anche Frosinone, sono state molte distruzioni, anche se fortunatamente nessuna vittima, per cui il comune si sposta nel caseggiato che è di fronte a Santa Lucia, ce l'avete presente, proprio di fronte, adesso non so cosa c'è lì, insomma. Per il periodo della guerra, poi nel 1922 il comune acquista il palazzo, un piano del palazzo Berardi, cioè laddove sta adesso l'ufficio delle poste, c'era un palazzo ottocentesco, carino naturalmente, non così brutto, e il comune si sposta lì nel 1922, tenete conto che anche lì però nel 1943 viene distrutto anch'esso dalla guerra. Tenete conto che la guerra ha colpito duramente Frosinone. Quando si dice che Frosinone non c'ha niente, e quando si dice pure che Frosinone è brutta, bisogna pure tener presente che questa città è stata colpita per oltre l'80% delle sue abitazioni dai bombardamenti. È stata ricostruita con una certa fretta perché i cittadini di Frosinone rientrati dallo sfollamento avevano bisogno pure di ripararsi, per cui le case sono state fatte di corsa e spesso sono state fatte pure male, anche brutte. Per cui, insomma, ecco, io non sarei così cattivo, insomma, nei confronti della nostra città, cerchiamo di capire. Poi i veri danni la città li ha avuti negli anni successivi, negli anni 60, negli anni 70, quando non c'era l'urgenza, diciamo, dettata dalla ricostruzione accelerata a causa della guerra. Però sono stati fatti danni enormi sul piano urbanistico e di questo probabilmente, cioè sicuramente De Vincenzi potrà dire molte cose più di me se vuole. Quindi la città è quella che è, però bisogna tener conto della sua storia. Qualche altra cosa, all'inizio della questa strada che porta dalla prefettura alla cattedrale si chiama via 20 settembre. C'è un motivo per cui si chiama via 20 settembre, perché subito dopo l'unità d'Italia e quindi l'ingresso anche di Frosinone nel regno italiano, una disposizione governativa impone anche a Frosinone, così come in tutte le città italiane, che la strada che porta alla cattedrale si deve chiamare 20 settembre. Era una mo' di sfida, perché il 20 settembre, sapete, è la data dell'ingresso dei bersaglieri a Roma, la fine del potere temporale, quindi bisognava ricordare a tutti quelli che si avviavano verso la cattedrale che stavano percorrendo la via dedicata alla presa di Roma. All'inizio il governo italiano del Regno d'Italia era un governo per certi versi anche anticlericale per molto tempo, quindi queste cose si spiegano. La strada poi in altra parte si chiama via del plebiscito, in ricordo del plebiscito fatto a Frosinone, quando anche Frosinone aderì al Regno d'Italia, e poi la parte giù che avete visitato subito dopo il museo si chiama Nicola Ricciotti, perché poco più giù c'era la casa del nostro eroe di cui abbiamo parlato l'altra volta per il monumento. Questa strada che va da quella parte si chiama Urbano Rattazzi, non a caso, perché nel 1873 Urbano Rattazzi muore a Frosinone. Muore a Frosinone, dove si era ritirato perché
era un po' malato, nella villa di un suo amico Francesco Ricci, e lì muore. Questa villa è quella che è poco prima dell'aeroporto, che adesso stanno ristrutturando, di fronte al liceo artistico. Lipia, liceo artistico. Avete presente? Lì c'era questa villa di questo Francesco Ricci, che era stato militare con Umberto Rattazzi, muore lì, grande funerale, insomma, e immediatamente il comune provvede a dedicare la strada a Rattazzi. Mi fermo qui, quindi possiamo proseguire, se c'è qualche domanda. Ho visto nella documentazione dipinto sulla piazza senza le case, che invece c'erano. Era prevista già la distruzione? Sì, quello era un progetto, mentre qui nella fotografia vedete che le case ci sono. Questo era un progetto ideale, pensavano di levare le case. Ci ha provveduto la guerra a levare le case. Le case che stavano qui sono state distrutte dalla guerra. Per la verità sono rimaste per diverso tempo semidistrutte. La piazza è stata liberata, diciamo, non subito. Quindi il progetto prevedeva, ma come vedete prevedeva anche un arco da queste parti, questo è un progetto ideale. Il serbatoio è proprio così, lo potete vedere perché questa è la fotografia, la foto reale. Sì, sì, sta sul libro. Due parole sulla tipografia. Ah, scusate, qui di fronte. Vedete quel palazzo praticamente nero, annerito dalla, non so cos'è, insomma. Lì c'era la sede della tipografia Stracca, una tipografia storica di Frosinone, tutto ciò che si è stampato a Frosinone, manifesti, giornali, libri, quaderni, dal 1870 fino a poco prima della Seconda Guerra Mondiale veniva stampato lì dentro. Tenete conto che lì si è arrivati sino ad avere 60 dipendenti, quindi era praticamente una fabbrica al centro della città, 60 dipendenti altamente specializzati, tenete conto che lavoravano pure per subordinazioni che venivano da Roma, i ministeri, gli stampati, insomma era una tipografia che andava per la maggiore. C'è da dire che anche il movimento sindacale in questa città nasce da questa tipografia, perché i 60 dipendenti tipografi, tenete conto che erano i tipografi, erano quelli che sapevano leggere e scrivere, tutto sommato, quindi era l'avanguardia anche degli operai sindacalizzati, quindi le prime manifestazioni, i primi primo maggio partivano soprattutto da questa fabbrica. Allora, stanno arrivando altri? Ecco, stanno tutti. Tutti quanti, sicuro? Ma Luciano è andato via. Nella sala di corsa. Ma tu stai? Ci siamo? Ok, allora continuiamo. Finito, altro quarto d'ora e abbiamo finito. Facciamo. Di Frosinone, quindi il primo castello. Dopo del 1400 abbiamo il castello che viene costruito sulla Piazza della Libertà. Qui fino a un certo periodo. E soprattutto la cosa interessante di questo palazzo è che l'unico orologio solare che abbiamo è questo qui. Manca l'ambone, come si chiama? Manca il coso, come si chiama? Però è Horas non numero Nisi Serena. Ci vuole. Non segno le ore se non faccio. Allora, Giuliana, che è latinista, certo, ci fa la traduzione. Prego. Non illustro le ore se non quando è sereno. Non illustro le ore se non quando è sereno. Se è nuvolo.
abbiamo detto, o meglio, io sostengo che in questo luogo c'era il primo castello di Frosinone. Dici, ma dove sta sto castello? Abbiamo visto come nell'alto medioevo c'è il castrum, cioè si forma in questo luogo, in quelle fortificazioni che girano torno questo perimetro che noi abbiamo già visitato, quindi questo lato da qui fino ad andare dalla parte dove abbiamo visto le porte d'ingresso, c'è la fortificazione romana. Questa fortificazione viene assorbita dall'amministrazione dell'Alto Medioevo, dopo le guerre gotiche, dopo le guerre longobarde, quando nell'VIII secolo si incomincia a ricostituire, quando arrivano i re francesi, quando Ludovico il Pio ridà tutte le proprietà allo Stato della Chiesa, compreso anche Frosinone, noi abbiamo traccia della rocca, dell'antica rocca. Quindi questa antica rocca, il primo che ha sostenuto che la rocca era qui, è stato... Guarda che bella l'antenna che sono fatta a posto. Guarda, non c'è. Oh, ah, bellissimo. Beh, questa l'abbiamo preparata per distrarti un poco. Bene, bene. Francesco, bravo! Grazie. No, ma non è merito mio. Il primo che parla di questa, di questo castello, di questa rocca qui a Frosinone, questo posto, è il Barbagallo, che nel 1975 scrive la prima monografia su Frosinone. E lui accenna anche a un certo Sicone. Adesso, se vi guardate intorno, noi abbiamo nell'alto medioevo un problema serio. Abbiamo che c'è una lotta, non nell'alto medioevo, verso l'ottavo, nono secolo, quando la sede vescovile viene spostata lì, a Veroli, dietro questo palazzo, per intenderci, a Veroli, e tutti da quella parte, eccolo lì, Veroli, e tutta la parte che... di questi colli qua sono tutte quante rocche, quindi Torri, Cernara, Castello del Torri. E il controllo della postazione di questo luogo qua, che guardava la Via Latina, quindi che era a cavallo, quindi doveva controllare gli spostamenti sulla Via Latina, si arrocca qui, quindi si trasforma il castrum in rocca, in castello, e la comunicazione avviene proprio con i castelli che cingono di difesa, pronti a intervenire qualora da sud cercano di minacciare la sede vescovile. E quindi cercando di trovare un sistema difensivo adeguato. Che significa? Significa che noi controlliamo quello che sta arrivando da questa parte qua. Ed ecco che abbiamo questa certezza che questo luogo, che guarda perfettamente le altre rocche che si trovano nei dintorni, è il primo castello. Per quanto riguarda Sicone, e quindi la famiglia dei Siconi, Siconibus, esattamente nell'817, nono secolo, il conte Sicone di Agerra, scusa, Agerra sarebbe Acerra, provincia di Napoli? Non si sa. Potrebbe anche essere un luogo qui dei paraggi. Riesce a prendere il ducato di Benevento. E in quel periodo là, dove ancora i Longobardi erano molto legati anche alla Chiesa, non è probabile che questo conte, questo Sicone, riesce a portare il Gastaldo, uno della sua famiglia, anche qui. Quindi abbiamo un duca di Benevento che diventa molto potente, è collegato con la Santa Sede, è collegato quindi con il territorio di Frosinone, e molto probabilmente qui ci abbiamo un membro della sua famiglia, e il Barbagallo riesce, vede bene, quindi questa rocca era governata da un Sicone. In quel periodo là, subito dopo, nel 1200, quando io vi ho accennato che il collegio canonicale aveva avuto un'importanza notevole per la Santa Sede, tant'è che un prete andò fino in Irlanda come nunzio apostolico, subentra un'altra famiglia importante, sempre qui,
che è la famiglia Gottifredi. I Gottifredi sono presenti, rimangono poi nel tempo, e abbiamo un membro di questa famiglia che è il cardinale Gottifredi di Alatri, che formerà poi la cosa. Quindi in questo luogo ci sono due famiglie. E abbiamo anche tracce di un loggiato, di una piazza, e la centralità era la chiesa, che era diventata già all'epoca principale da un punto di vista di non una concattedrale, cioè il vescovo si sposta a Veroli, però qui rimane sempre comunque una centralità della chiesa. Quindi questo luogo, dovremmo scavare, era l'antica rocca. Nel 1400, dopo il terremoto, questa poi diventerà anche piazza del Muro Rotto, perché via Muro Rotto, ecco, e diventerà anche questa piazza del Muro Rotto. Questo si chiama Scappadicci perché tutto ciò che era costruito attorno a questo luogo venne demolito e si realizzò questa sorta di piazza. E quindi dicevo che il castello si sposta, come abbiamo spiegato la scorsa volta, proprio sia per una serie di altre realtà, che era la guerra dei baroni dell'epoca, in quanto la Santa Sede si sposta ad Avignone, quindi noi abbiamo anche quest'altro grande problema, cioè che Anagni combatte contro Frosinone, Alatri contro Frosinone, Veroli vuole fregarci la terra a Frosinone, e Ceccano e cerca di fregarci la terra. Alla fine Frosinone è, come provincia, è rimasto un territorio piccolissimo, perché ci hanno fregato, ci hanno eroso la terra attorno e in effetti tuttora noi abbiamo il territorio più piccolo. Ecco, quindi a seguito di quello, a seguito poi del grande terremoto che ci fu nel 1350, ma alcuni documenti parlano anche del 1349, quindi bisogna supporre che questo terremoto ha avuto tantissime scosse che partivano dalla fine del 1349 e poi si sono protratte fino a tutto il 1350, e soprattutto nel 1350 c'è stata la parte più forte di questo terremoto, e quindi queste strutture che erano già in qualche modo pericolanti crollano. Ma noi abbiamo anche un documento di riparazione di questa rocca agli inizi del 1300, dove viene fatta la calce e viene portata la calce fino qui, e supponiamo che anche l'area di De Matteis, dove ancora esistevano tanti ruderi romani, molta di quella roba potrebbe anche essere stata utilizzata, di marmi e di quant'altro, per fare proprio la calce, le calcinaie. Tant'è vero che noi abbiamo una tradizione millenaria delle fornaci, e spesso e volentieri qualcuno che conosce un pochettino la storia dell'industria delle fornaci di Frosinone, quando si costruivano, si cuocevano i mattoni o i canali, la cosa che si faceva all'interno della fornace dove si metteva il fuoco, si buttavano i ciotoli di pietra, di calcare, proprio facevano la doppia operazione, quindi cuocevano la calce all'interno del forno dove veniva bruciata la legna, e sopra il calore cuoceva sia i mattoni e poi le tegole. Sopra. Adesso facciamo un bellissimo cammino sotto da quest'altra parte qua, risaliamo a Piazza Santa Maria e penso che per stasera abbiamo terminato.